Er hat gestern den ganzen Tag nicht ein Wort mit mir gesprochen. Komisch, mit mir auch nicht. Das ist sicher wegen der Regierungserklärung. Ich weiß, dass die ihm schwer im Magen liegt. Ich glaube, der brütet noch ganz andere Dinge aus. Du kannst es nicht ändern. Könige denken wie Könige. Lassen wir uns von ihm überraschen. Wir sollten uns so lange um uns kümmern. Was hältst du davon? Ich mag aber keine Kümmerer. Hast du dich deswegen scheiden lassen? Nein. Warum denn dann? Ganz klassischer Grund. Der wäre? Die Schwiegermutter. Beato te. Io mi sento... Mi sento a pezzi. Ti faccio un massaggio. No, Giorgio, grazie. Rilassati. 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 No, Giorgio. Grazie, ma non mi sembra il momento. Quando viene forte tossisco e poi quello va via. Non avere paura. Tu sei davvero una brava bambina e anche tanto coraggiosa. Vuoi che continui a leggere? Oh sì, per favore, voglio proprio sapere cosa combina il gigante. Appena i bambini furono usciti. Mamma, ma perché papà non è qui? Perché non mi fa compagnia anche lui? Ha avuto un problema davvero molto grosso. Altrimenti questa volta ci sarebbe stato. Ancora quella parente che sta sempre male? Sì. Dai, continuiamo la storia, eh? I bambini spiarono dietro il cancello i gesti del gigante. Lentamente cominciò a fare le valigie. E appena se ne fu andato, tutti insieme, da una crepa del muro, scattaiolarono dentro il giardino. Non è il caso che ti precipiti a tornare. Immagino che la tua presenza sia più utile lassù. Questa casa è talmente vuota. È vuota, come le nostre vite. Sei libera adesso. Jagger non oserà ricattarti di nuovo. Jagger, in questo gioco è una pedina trascurabile. Tu non puoi sapere. Ma io ti amo, Tony. E ho il diritto di sapere. Non mi toccare! Non vorrai che usi questa, vero? Non fare la stupida. Muoviti. Dove mi porti? Ti porto in un posto grazioso e tranquillo. Un po' lontano dal tuo grande amore, ma se lui fa il bravo bambino e fa quello che gli chiedono, allora vi rivedrete molto presto. Non avere paura, muoviti. Muoviti, andiamo. Io credo che bisognerebbe aiutarla. Aiutarla a vivere, a diventare una madre vera. Ha avuto un altro figlio, Rosaria. E lo aveva chiamato Rocco come questo. Glielo hanno portato via che lei non aveva ancora 16 anni. E adesso si è vista togliere anche questo figlio, come si fa con la refurtiva di un ladro. Ma esiste forse una legge che concede di essere madri solo alle donne forti e felici?
I figli non sono un bene di lusso, riservato a chi è sano e benestante. Io credo che anche per un bambino essere strappato alla propria madre sia comunque un dolore più forte anche della povertà. Also, ich muss sagen, Sie verblüffen mich durch so viel Demut, für den Sie arbeiten. Non lo so, sarà qualcuno che mi hanno presentato. Mi presentano tanta gente. Lo sai che non ho memoria per i nomi. Signora, c'è una telefonata per lei. Chi è? È il signor Andrea. Digli che non ci sono. Non vedo che male c'è in un gesto galante. Nulla, se non ci fosse di mezzo un marito. Un marito? Ma sì, un bel marito. Sì, scusa, ho fatto un po' tardi. Dove sei stata? Al cinema, io pensavo che tu non venissi. E ti sei cambiata pettinatura per andare al cinema? Perché, non ti piace? Non sto bene? Meglio così? Ma come mai, tutto insieme, queste domande? Ti devo parlare. Tutte le notti faccio un sogno. E in questo sogno mi appare una donna senza volto. Finalmente ho capito che sei tu. Ah, sì? Lo sai che anch'io in questo periodo faccio dei sogni terribili, degli incubi. C'è uno che mi segue, che mi vuole affogare, ha un coltello in mano e poi... Anche nei miei sogni sei in pericolo. Ich sehe auch nicht. Ich konnte einfach nicht schlafen. Ach, sie auch nicht. Wenn ich bemerken darf, das Hemdchen steht Ihnen eindeutig besser als dem guten Emil. Ein wahrer Gentleman würde sich aus einer solchen Situation taktvoll zurückziehen. Ach ja? Dann werde ich mir wohl überlegen müssen, ob ich mich überhaupt wie ein wahrer Gentleman fühlen möchte. Dann überlegen Sie. Überlegt. Ohne Krone, mein Schatz. Aber mein Mann sagt, dass du vielleicht eines Tages auch die haben wirst.